Bella a tutti ragazzi, sono Medino e buona domenica di nuovo. Allora, oggi sono qua tornato con un nuovo commentary su un gameplay, sempre su Call of Duty Black Ops 3. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che questo gameplay non è dei migliori, ho fatto il primo, proprio il primo in assoluto, e l'ho messo su perché avevo abbastanza fretta di fare questo video e il tempo, diciamo, scarseggiava, quindi ho detto, beh, prendo il primo gameplay che ho nel cinema e ve lo carico, tutti contro tutti molto facile. Spero comunque che possa essere in qualche modo di vostro gradimento, è carino soprattutto perché è combattuto con un altro che appunto era lì e stavamo tra virgolette gareggiando per chi finisse per prima la partita. Allora, lo so che su Facebook avevo promesso che oggi vi avrei portato live, ma purtroppo per condizioni che non dipendono da me non sono riuscito a, ecco, ad arrivare alla fine del prestigio entro appunto le 6:30, quindi ce l'avrete in questi giorni. E oggi sono qua per fare un commentary, per chiarirvi un po' la situazione, darvi un po' di informazioni su quelli che sono tutti i miei progetti relativi a Call of Duty Black Ops 3. Allora, da domani tornerete ad avere logicamente un solo video al giorno, perché se si va avanti a due video al giorno io davvero non ce la faccio più, perché ho la scuola, comunque non posso preparare ogni giorno due video, se no esplodo. Quindi avrete sempre un video al giorno. Molti di voi me lo stanno chiedendo, lo sniping in live su Black Ops 3 logicamente ci sarà. E in questi giorni vorrei farvi anche un piccolo video, tra virgolette tutorial, su come fare quickscope, come giostrarsela col cecchino, perché a mio parere non è molto facile come cosa, magari una piccola spiegazione ci sta. E nulla, ecco. Quindi avremo una programmazione settimanale molto simile a quella che c'è stata negli ultimi anni, cioè nell'ultimo periodo di Black Ops 2. Un video al giorno dove farò, allora, molti lives anche in compagnia tipo di Velox, Rampage, Bonfire, tutti quelli del gruppo lì, faremo appunto dei live insieme. E allo stesso tempo vorrei portarvi dei commentary sempre su consigli, magari se scopro armi nuove molto forti vi faccio un class setup, vi faccio vedere un po' com'è il gioco. Poi, quando il gioco inizierà, tra virgolette, a diventare molto molto conosciuto, nel senso che magari verso gennaio, febbraio ormai si saprà tutto, proverò a portarvi qualche bel gameplay. Ovviamente proverò a farlo già prima, perché adesso sono andato già molto vicino al nuclear su tutti contro tutti e vorrei provare ad attuare fino in fondo questa cosa, vorrei provare a farcela, e quindi prima o poi lo vedrete sicuramente. Poi c'è da dire che comunque riprenderanno anche prima o poi i commentary, quelli a tema fuori dal gaming, perché magari molti di voi mancheranno per questo periodo i commentary dove vi parlo di mie storie, che comunque sono sempre molto apprezzati. Quindi cosa dire ancora? Devo dire che adesso posso tirare, dopo avervi detto più o meno tutti i progetti, delle considerazioni a freddo su questo gioco. Allora, sono passati ormai 3 giorni dall'uscita, se non sbaglio, e sono stati 3 giorni molto molto interessanti, molto intensi, pieni appunto di variazioni di idee, ecco, perché comunque ho notato che tantissime armi sono tutte overpowered. Ad esempio, in questa partita stavo usando il Manowar, che comunque mi ci trovo molto bene. Allo stesso tempo mi trovo molto bene con l'ICR, con il Weevil, con il CUDA, con il Faro. Ci sono tantissime armi che vanno bene. E comunque sto giocando proprio il gioco come avevo inteso io di giocarlo. Ossia, non lo sto giocando prettamente per, non lo so, fare il nuclear, prettamente per fare il doppio, prettamente per fare il triplo, no, sto giocando principalmente per divertirmi, e devo dire che ragazzi il divertimento sta arrivando e non è poco. Mi sto divertendo molto a giocare così a scazzo, giusto per livellare, magari tenermi delle statistiche abbastanza buone. Il mio obiettivo, che era quello di avere il ratio di 2, sia di vittorie sconfitte, sia di partite, cioè sia di rate uccisioni morti, sta riuscendo alla grande, quindi penso sia tutto secondo i piani. In questi giorni, come già detto, proverò a darvi ancora video di consigli, ma soprattutto voglio che voi qua sotto nei commenti mi chiediate qualcosa relativo a cosa volete vedere. Io avevo anche intenzione di farvi un come giocare TDM, però non la serie completa, magari 2 video su consigli in generale. Poi magari in futuro potrei farlo mappa per mappa, però adesso vorrei fare come giocare TDM su Black Ops 3 principalmente in generale, le regole generali per giocarlo, perché comunque nonostante io adesso vi stia portando principalmente tutti contro tutti, sto iniziando a giocare molto bene quella modalità, mi ci sto appunto cimentando molto e mi sto davvero divertendo, quindi penso che si possa fare davvero molto bene in quell'ambito e magari posso tirar fuori qualcosa da voi e, ecco, e tirar fuori le vostre abilità nascoste. Infine, come già vi ho detto prima, vi invito a commentare qua sotto scrivendomi i video tipo tutorial, consigli, su cosa li volete. Io ho tantissime idee, semplicemente magari potrei basarmi secondo le vostre esigenze, perché se voi volete vedere magari un tutorial sul cecchino, non mi, cioè, mi affretterò a portarvelo.
E sarò molto contento appunto di potervi aiutare in questa esperienza di gioco, sia Black Ops 3, gioco che sta davvero andando molto bene per ora. Comunque adesso il video sta giungendo al termine, io spero davvero che vi sia piaciuto. Se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se ancora non lo siete iscrivetevi al mio canale che mi fa sempre molto piacere. Passate dai links qua sotto in descrizione. Per oggi da Mirino è tutto e bella!